Siamo in compagnia di Gianluca Pistore, divulgatore scientifico e scrittore, nonché autore del bestseller su Amazon Coronavirus, la terza guerra mondiale contro un nemico invisibile. Ecco, benvenuto, ben trovato Gianluca intanto. Grazie mille. È la prima volta per te, no, non è la prima volta per te Investing, sei stato sia a Napoli sia a Roma l'anno scorso. Sì, sì, assolutamente. Io sono, diciamo, un abitué di Investing e poi vanto anche di essere stato il relatore più giovane, perché ho iniziato un po' di anni fa quando avevo 24 anni, quindi ero proprio il più giovane in assoluto. Ora non so se mantengo ancora il record. Vedremo, non ho questo dato al momento. Di dati, ma di anche di tanto altro parlerai oggi tra poco. Sei tra poco andrai a sarai il protagonista di Follow the Virus, questo seminario in sala educational qui a Investing. Ecco, ci racconterai un po' farai un po' il punto della situazione, ti faranno un sacco di domande ai partecipanti e che cosa ti aspetti. Beh, innanzitutto io cercherò di dare un po' la visione che abbiamo dell'andamento di questa epidemia e anche di come ha influenzato il mercato e di come potrebbe influenzarlo in futuro, perché in effetti abbiamo veramente pochi riferimenti su come si può comportare la borsa. Inizialmente lo abbiamo paragonato alla prima epidemia di SARS, che però si è risolta dopo pochi casi rispetto a questa pandemia. E poi c'è anche da tener conto dell'economia reale, quindi l'impatto che ha questo nuovo modo di vivere, la socialità, sui consumi, ma anche sui rapporti interpersonali, che ci sta cambiando. Pensate alla cuffietta di questo microfono, oggi ne vanno prodotte molte di più rispetto al passato, così le mascherine, così come invece altre cose sono diventate pericolose e le teniamo in disuso. Quindi come cambia l'economia ne parleremo fra poco. Però ecco, diamo anche un piccolo assaggio a chi purtroppo non può essere qui con noi oggi e che vedrà questa intervista poi successivamente. Come finirà questa guerra, come tu la chiami? Come finirà questa guerra? Con la vittoria nostra, speriamo. L'idea è che in questo momento è veramente difficile guardare la fine come l'eradicazione di questo virus. Oggi è molto più facile però guardare all'idea di convivere con questo virus. Certo, non è un ospite gradito, io lo chiamo il nemico invisibile nel nostro libro, però è vero che dobbiamo adattarci a convivere. E convivere significa non solo cercare di difenderci e proteggerci dalle insidie di questo virus, ma anche cercare di capire se ci sono delle nuove opportunità, dei nuovi cambiamenti che invece possono in qualche modo essere trasformati nella tragedia in qualcosa di positivo. E sarà interessante seguire la tua conferenza, il tuo seminario. Intanto io ti ringrazio, ti auguro buon Investing Roma 2020. Grazie a te, e poi per chi volesse informazioni mi trova sui social, io ne parlo tutti i giorni di coronavirus, quindi vi annoierò. Quindi follow the virus, ma anche follow follow Gianluca Pistore. Gianluca Pistore, grazie. Grazie.